Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono FaroTube e oggi siamo qua con un nuovo video. Quest'oggi andiamo avanti con la parte 2 della storia dello Zippone 180 in restauro, in cui andiamo a vedere che cosa ho smontato, le peculiarità che ho trovato e poi vi parlerò anche dei futuri progetti che avverranno chiaramente nella parte 3. Io come per ogni video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, così da poter seguire insomma anche questa storia che chiaramente andrà avanti fino a un restauro, come dicevo, completo. Bene, detto ciò, partiamo con il video. Innanzitutto, come vedete, non siamo più nella Faro Caverna, diciamo che mi sono quasi trasferito e purtroppo, avendo ancora dei lavori da fare perché devo completare ancora il mio zippone, arriveranno i video anche di quelli, quindi stay tuned, non ho ancora potuto trasportare tutta l'officina, nella nuova location. Quindi purtroppo mi sono dovuto arrangiare alla meglio, con un secchio, due cavalletti e un pezzo di legno. Poi chiaramente vabbè, abbiamo un minimo banchetto qui con la minima attrezzatura, ma chiaramente il blocco motore adesso che vedrete me lo porterò via, me lo porterò in officina perché avrà bisogno di un qualcosa di molto più sofisticato di due cacciaviti messi in croce. Detto ciò, andiamo a vedere che cosa è stato fatto. Allora, chiaramente è stato smontato completamente lo zippone, portato quasi a telaio, e questo ho deciso di farlo perché si trovava in condizioni abbastanza pietose. Infatti, come vedete, tutto è sporco ovunque. E quindi ho deciso di smontarlo completamente per andarlo a pulire perfettamente. Quindi aiutandomi con del solvente e idropulitrice, farlo tornare agli albori, quindi allo splendore. Ho poi notato delle problematiche di cui adesso andremo a vederne una per una. Vabbè, a parte chiaramente il manubrio che hanno ben pensato di rovinare perfettamente la V di incastro, ma questo vabbè, cambieremo, poco ci importa. Partiamo dall'orrore principale, diciamo così, che è quello là in fondo, il telaietto. Se vi ricordate, questo telaietto qua era montato sullo zippone in questo modo. Quindi i signori che hanno deciso di montarlo non hanno neanche tagliato e rigirato la forchetta, ma l'hanno proprio messo dentro in questa posizione. Se vi ricordate, nello scorso video l'avevamo visto. Cosa ha comportato ciò? Beh, ha comportato sicuramente che i Schillenblock, i signorini li hanno messi dentro, ma sono rimasti all'interno del canotto, perché chiaramente non venivano utilizzati, quindi era ferro contro ferro. Oltre a ciò, come vediamo, si è mangiato completamente, proprio perché i Schillenblock non lavoravano, i due biscotti non lavoravano, e quindi oltre alle vibrazioni che già erano causate dai braccetti girati in questo modo, in cui il telaietto non lavora assolutamente bene, avevamo anche inoltre il problema di tubolare che toccava direttamente sul telaietto, quindi ferro contro ferro. Infatti, in questo punto, come vedete, è mangiato, ma soprattutto è mangiato anche in questo punto. Guardate qua, guardate che roba! Cioè, io non oso immaginare le vibrazioni di questo telaietto, che già vi dico, ci sono delle grossissime problematiche a girare con il telaietto originale girato e questo qui rivolto verso l'alto, in modo che comunque attenui il Schillenblock, e già facendo così vibra tantissimo il motore e rischiate di spaccare il telaietto, di crepare il blocco motore, di rovinare la sospensione perché chiaramente non sta neanche in asse. E adesso vi farò vedere anche un'altra bella cosa. Inoltre, cioè, ridotto in questa maniera, io davvero non so neanche come abbia fatto ad arrivare fino qua. Ecco, devo dire la verità. Vabbè, ad ogni modo questo è passato, infatti verrà installato chiaramente un telaietto a modo dei nostri. E detto ciò, andiamo invece a vedere adesso il resto. Allora, come resto, cosa ho trovato? Vabbè, chiaramente ho tirato giù la Maxi Team, che è l'unico pezzo veramente perfetto, diciamo così, da 90, che ho trovato sullo scooterone.
Scooterone, zippone, scusate. Chiaramente anche questo andrà fatto un minimo di restauro, infatti qua ne ho messo la pasta rossa ovunque, non so, probabilmente gliela regalavano perché l'hanno cosparso ovunque di pasta rossa che fa pietà, quindi noi andremo a toglierla e a ripristinarla. Vi faccio vedere anche solo con che cura e con che dettagli hanno pensato di tagliare il retroscudo. Come vedete hanno tirato via qualunque punto tagliente, così da non dare fastidio ai tubi e al radiatore. Guardate, guardate, guardate qua. Cioè, io boh, non so, io la gente non so come lavori. Guarda, guarda, guarda che roba. Guarda, cioè qua mi fa male il dito solo a toccarlo. Quindi anche qua il radiatore sicuramente era contento insieme alle vibrazioni di andare a toccare e soprattutto anche le tubature. Se vi ricordate, avevamo anche filmato il nostro amico Cavagni che aveva rotto le tubature proprio perché anche lui non aveva sagomato perfettamente. Io non oso immaginare con un retroscudo messo così quanto possano durare le tubature. Quindi vabbè, andremo chiaramente a sistemare anche questo discorso. Maxi Team, l'ho già detto, l'andremo a restaurare. Blocco motore. Beh, allora, il blocco motore diciamo che non lo andremo ad aprire perché comunque funziona. Io spero sia stato chiuso abbastanza con garbo perché comunque guardate, pasta rossa ovunque, anche per chiudere il blocco. Io mi limiterò semplicemente a ripulirlo dalla pasta rossa per renderlo decente, a dargli chiaramente anche una pulita perché è messo in condizioni pietose. Sto carter, guardate, guardate che roba. E vi faccio notare una cosa. Vedete quello? Quello è il rialzo. Il rialzo per il 180 non esiste e io dico fortunatamente perché non è da installare, perché piuttosto andate a montare una sospensione con un interasse più alto, quindi un po' più alta, quindi ad esempio di un Energy, un Entity. Ma ad ogni modo la sospensione originale dello Zip è già perfetta, perché poi chiaramente più andiamo ad alzare lo scooter più andiamo, è vero, a puntare l'anteriore. Ma intanto questo lo andremo a sentire solamente con sospensioni di un certo livello, prima cosa. Seconda cosa, però, diminuirà di tanto la frenata, quindi avendo precaricato di molto l'anteriore, dovremo aumentare comunque anche il freno all'anteriore. Ma detto ciò, loro hanno deciso, loro, insomma, chi ha fatto questo motore, ha deciso di andare a installare questo bellissimo rialzo. Questo bellissimo rialzo che, come vi dicevo prima, non esiste per blocco motore 180, quindi loro hanno preso quello del 50 e l'hanno modificato. Guardate in che modo: hanno tagliato completamente col flessibile. Infatti, vedete un taglio ben netto e preciso con il flessibile la parte alla nostra destra. Hanno creato questo spessore in ferro perché vada installato qua, quindi dalla parte opposta, quindi per andare a recuperare ciò che avevano tolto a destra e metterlo a sinistra e poi andare ad installare chiaramente la sospensione. Questi sono i lavori che purtroppo mi tocca vedere. In secondo piano vediamo un impianto elettrico da Hexagon, impianto elettrico da Hexagon che servirà poi per fare il nuovo impianto elettrico da zero, perché come vedete ho tirato giù tutto per rifarlo completamente, in quanto c'erano cavi tagliati, era tutto fatto male, veramente pietoso. Quindi verrà rifatto completamente l'impianto elettrico da zero e adattato con un nuovo regolatore di tensione per poter far funzionare tutto quanto, luci, frecce, caricare la batteria, insomma, in modo che sia tutto sicuro. E come ultima cosa, ricordate i copricarter, qui ci eravamo messi a ridere perché qui avevano messo la griglia per non far passare niente, e di qua invece avevano lasciato i buchi perché da qua chiaramente non entra la roba, no? Lo schifo entra solamente da qua. Quindi qua le griglie sì, qua invece i buchi vanno bene. Beh, mi sono accorto inoltre che qua hanno spaccato tutto. Guardate, guardate che roba. Quindi altra grande pecca di tutto il lavoro. Per non parlare della pedalina, che guai a comprare una pedalina, molto meglio prendere la pedalina originale e poi andargli a saldare un tubolare. Che meraviglia, guardate qua. Questi sono proprio i lavori, boh, fai a te, ma da Ocarun, però, come si dice qua da noi, da Ocaroni, tradotti in italiano. E niente, va bene, dai. Io quindi per il momento, e solo per il momento, direi che è tutto. Vi anticipo anche sul fatto che chiaramente verranno installati due radiatori.
che poi erano i miei che avevo installato precedentemente, e qua vi ho già detto una nuova notizia perché chiaramente sul mio zippone verrà installato un nuovo tipo di radiatore, ma non vi spoilerò niente, lo andremo a vedere, quindi seguitemi per scoprire le ultime novità. Chiaramente, vabbè, blocco l'abbiamo detto, marmite l'abbiamo detto, retroscudo l'abbiamo detto, verranno cambiate delle cose per metterlo a nuovo, le carene rifatte completamente, tubo in treccia e del freno, e bah, per il momento direi che mi fermo qua. Poi, vabbè, sospensione chiaramente, però insomma ne vedrete delle belle. Quindi io, come vi ho detto all'inizio video, vi ricordo di iscrivervi al canale per seguire anche questa storia, per vedere lo zippone trasformato completamente, e non vi posso che augurare una buona giornata. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Da FaroTube è tutto, dallo zippone 180 mezzo smontato che adesso andremo a pulire completamente è tutto. Un saluto, alla prossima!